abbiamo fatto e che cos'è questa cosa curiosa a cui state per assistere. Allora, dunque, io ho incontrato i vostri figli e le vostre figlie per un po' di volte. Abbiamo provato insieme a capire che cos'è un gioco letterario, diciamo, che ha a che fare con la poesia. Siamo negli anni Ottanta, negli Stati Uniti, e c'è un signore che si chiama Mark Ellis Smith, che organizza delle serate di poesia in un club. E siccome queste serate di poesia sono molto tristi, molto più tristi delle serate di musica, si inventa un escamotage, si inventa un gioco. E quindi il poetry slam diventa questa pratica in cui ci sono delle persone qualunque, alcuni sono poeti, alcuni provano semplicemente a scrivere delle poesie, e davanti a un pubblico dicono queste poesie. Ci sono delle regole molto semplici: le poesie non possono durare più di 3 minuti, non si possono usare oggetti di scena, musiche, si ha solamente il proprio testo, il proprio corpo e la propria voce a disposizione. C'è una giuria popolare. L'idea è che chiunque possa, debba, si possa divertire nel giocare, nell'ascoltare poesia e dibattere su questo. E quindi si mette questa regola di numeri, cioè alla fine di ogni esibizione si vota. Non vincerà sempre il migliore, perché la giuria è popolare e quindi talvolta non succede questo. Il punto è, e il motto del poetry slam è questo: il punto non sono i punti, il punto è la poesia, cioè portare le persone a dibattere di poesia, a rendere popolare la poesia. I vostri figli hanno visto degli esempi di poetry slam. Il poetry slam si è diffuso in tutto il mondo, è diventato una pratica in cui si mescolano un sacco di cose: teatro, rap, danza, speech, stand up poetry, poetry, insomma un sacco di cose. Loro cosa hanno fatto? Hanno visto fare questo poetry slam e hanno provato a scrivere, hanno provato a creare dei testi con una ritmica, con un'intenzione, con un tema, con la volontà di andare verso gli altri, da dentro di sé verso gli altri. Adesso giochiamo. Mi rendo conto che così può sembrare complicato, ma ce la faremo. Allora, qui abbiamo, le classi hanno lavorato in questo modo, tutti hanno scritto, tutti hanno provato a fare poetry slam, poi hanno scelto 6 rappresentanti per ogni classe. Li hanno scelti loro, sono qua davanti e vi farei un grosso applauso. Leggeranno per ogni classe 2 testi, quindi ascolterete 2 di loro. Alla fine di ogni coppia voteremo, la giuria voterà. La giuria è composta da un genitore, una professoressa e un ragazzo di una delle classi, ok? Quindi dovremmo garantire più o meno l'equità, ma ce ne freghiamo, perché tanto il voto più alto e il voto più basso vanno via, e quindi in qualche modo viene fuori un numero che ci aiuta a giocare. Qui alla mia destra, terrorizzati da questo ruolo, ci sono 2 vostri compagni di genitorialità, ecco, che sono i notai. Notaio e la notaia, vi prego di fare un applauso a questi 2 deputati. Terrorizzati, benissimo. Allora, lì in mezzo ci sono i vostri figli e le vostre figlie che faranno un tipo spiegatato per i loro compagni. Ragazzi, per aver sentito. E adesso dico solo questa cosa ai giurati: voi avete a disposizione un pantheon di numeri da 1 a 10 con la virgola. Lo dico per i professori: 6 a 7 non è un decimale, chiaro? 7 più non è un decimale. So che sono delle scoperte incredibili, però si possono fare, le facciamo qua tutti insieme, assumiamo questa informazione. Quindi, da 1 a 10 cosa si giudica? Il testo, come questo testo viene detto, come arriva, e la passione, l'intenzione, la bellezza di questi ragazzi e di queste ragazze che ci hanno veramente messo l'anima. Allora, io ho una domanda per la professoressa Ferrando. C'è il cater? Non c'è il cater.
Allora io normalmente quando si fa un poetry slam si fa quello che si chiama il sacrifice. Non uccidiamo nessuno, ma si sacrifica una poesia, cioè chi conduce dice una poesia, soprattutto per vedere se la giuria ha capito e se i notai ce la possono fare, ma secondo me ce la possiamo fare. Allora, visto che mi manca il sacrifice, abbiate pazienza, lo farò io. Questa è una poesia, non è una poesia, insomma è un testo, è qualcosa che ho scritto pensando a voi ragazzi, alle cose che sono successe mentre ci siamo incontrati, mentre avete provato a scrivere. Sarebbe bellissimo se questa finestra venisse chiusa, in effetti. Allora, il testo si intitola Persone. Una mi cercava all'ingresso e mi chiedeva se poteva leggere per la prima la sua poesia. Aveva i capelli neri e sorrideva. Uno con occhi trasparenti che sapevano di buio sentiva inconsciamente, con il volto in avanti, il suo corpo andare indietro. Uno arrivava sempre poi. Una con la sua bocca parlava e parlava, ma per lei era come se non avesse detto nulla. Uno faceva un silenzio molto rumoroso. Una aveva sottili trecce striate di viola e un diario traboccante di poesia. Uno non si sentiva compreso da nessuno di voi. Una che con una sola risata mi faceva stare bene. Due si cercavano le mani in classe. Uno si è innamorato in gita e l'ha scritto in una poesia. Una è così annoiata che si addormenta sul palco. Una all'ingresso che mi domandava: ma lei? La dobbiamo chiamare prof. Due si scambiavano dei gesti nei corridoi e dicevano fra ogni mezza parola. Una teneva moltissimo a loro e si dispiaceva che i suoi ragazzi avrebbero cambiato scuola. Alcuni sfidavano i battiti del cuore e dicevano versi davanti a tutti. Alcune caricavano il fiato di coraggio e le parole volavano alte sulle teste, spiccando il primo volo. Tutti avevano sguardi nascosti che avrei voluto seguire, dove le domande dicono la verità e il presente è radice del futuro. Mentre tentavo di incontrarli nello spazio dei versi, dove nel tempo ho imparato a dire le cose, pensavo agli uomini e alle donne che saranno. E mentre facevano le prove di se stessi, i versi, le fughe, i tentativi e le parole, io li guardavo e un po' me li immaginavo. Un giorno di maggio, lontano, bello e difficile, come persone. Grazie. Allora, adesso provate, Giulia, a dare un voto rapidamente, consultandovi a questa poesia, così testiamo i notai, testiamo la giuria. 10 con i decimali, vabbè, con le lacrime anche se volete, a seconda di cosa viene fuori. Poi dopo sentiamo anche il pubblico, sta crollando il microfono, vero? Sta drammaticamente crollando il microfono. Allora, non so se ci siete giurati, scrivete il vostro voto sulla lavagnetta, ok? Ci siete? Scrivetelo. Allora, voi mi aiutate? Quando io faccio così, voi dite... 3? Ce la possiamo fare un po' meno moscio? 3, 2, 1... Sulle lavagnette! Allora, sulle lavagnette... Ci manca l'ultima! Abbiamo... abbiamo un 10, 10 e 10! Va bene, sommate! Adesso iniziamo con lo slam. Vi presento la prima coppia. Inizia la terza F. Venite ragazze, venite. Abbiamo Agostino, Ines. Ok. Mi fanno solo il microfono perché è un po' sbirro.
Quanto diverso sono la flora e la fauna in questo mare, quanto diversi paesaggi si scoprono in questi passaggi. Un verde disconosciuto rimane subito perduto. Si gira una spiaggia, affonda nella sabbia, chiude gli occhi una scogliera, scrivente ma solo in primavera. Si perde un bosco, che tra i rossi e rossa. Oggi dove ti fermerai? Dove credi che leggerai? Sempre che tu riesca a fermarti, questa realtà potrebbe ingannarti. Il titolo della mia poesia è Isola. Un'isola, non più di 3.000 metri quadrati. Palme alte, spiagge vaste, una montagna si spaglia su un mare di verde. Nella montagna vari cunicoli pieni di animaletti. Rocce frastagliate spuntano dalle acque, come piccole isolette. Frutti grossi e succosi mantengono sazia e salute. Qualcuno o qualcosa vuole appropriarsene, che te siamo solo.
Sono insieme, io mi chiedo che cosa significa. Sto delirando o forse sono un genio. Ma è ovvio, lo so, io, sono con te, sono insieme. Primavera, si è arrivata ad una fredda stagione invernale, aria gelida, pungente, corte giornate, il sole passa di corsa. Mia cara primavera, tutto fiorisce, il cinguettio degli uccelli, lunghe giornate. Il sole riconforta. Ti vorrei qui con me per sempre. Ma ogni loro sorriso il cuore mi si riempie.
I colori vivaci si sono ormai spenti, e così anche tutte le luci della città. Il tramonto sereno e silenzioso bussa ogni porta e fa entrare i sogni dolci nella testa di un bambino che per adesso preoccupazioni non ha. Allora, seconda marcia per la terza F, si prepara intanto la seconda F, fatemi vedere chi che deve passare adesso. Ok, voi due, benissimo, perfetto. Allora, giurati, ormai siete diventati bravissimi, qui ho creato un membro giovanissimo in giuria, un applauso che sono un membro. Abbiamo avuto le ragazze sulle ragnette, Allora, abbiamo un 9,5, 7,5, 8. Questa giuria si sta plasmando, sta capendo i propri gusti. Ci siamo? Allora, seconda F con Mila e Clara. Come avete visto, si sono preparati e
E se non te lo insegneranno
da solo lo dovrà imparare. Lo so, sembra un gioco, ma forse cercare un modo per trovare quello giusto da guardare, quello che anche se negato ti farà tornare a sprecciare, è l'opzione migliore per tornare a pensare. Magari anche tu, così, la prossima volta che troverai le tue scarpe slacciate, inizierai a capire come tutto nella vita abbia dei lacci per andare. Una città grande, moderna, piena di gente che corrisponda a tutte le persone che mi vogliono bene. Allora, mentre
vince andando a sommare i punteggi delle tre classi, noi abbiamo Alessandro che ci va e Rebecca che ci fanno la poesia di chiusura, le poesie di chiusura. Allora, prima Rebecca. Respiro di un fiore, ti guardo, osservo il tuo profilo e sempre più i tuoi dolci petali rossi danzano spensierati nel mare, che se portaci rispondi silenziosa al tatto anche un esilio. Graziosa è la tua corona, verde tutto il rombo, vaga è la rosa che dondola in mezzo all'erba. Ascolto il passo breve delle cose, quel respiro che esce dal tuo sguardo e fatta di ombre e cittadini, ti chiede il tuo mistero e tu non lo sai guardare. Illusione dei videogiochi. I videogiochi sono storie infinite, loop di nuovi mondi, dove poi qui puoi entrare, esplorare e scendere. I videogiochi sono storie infinite.
condividiamo, siamo con 5 minuti, siamo nella condivisione. Sempre.